attraverso tre grafici, tre immagini. Noi veniamo più o meno, anche qui accettate la grossolanità della sequenza temporale, da una fase in cui crescevamo così. I mercati erano in espansione, barriere di ingresso tutto sommato a fare imprese erano basse, anche il tema del consumatore era un bersaglio tutto sommato facile, un punto in un segmento abbastanza piuttosto facile da raggiungere, anche le tecniche di marketing erano sì, convinciamo, persuasivo a comprare il nostro prodotto. Dal punto di vista industriale c'era un problema sì, di economia di scala, ma tradotto nell'impresa vendita noi l'abbiamo anche affrontato attraverso la divisione orizzontale del lavoro, l'essere molto specialisti, no, per singole fasi. Diciamo che da un certo momento in poi siamo passati dai mercati linearmente in espansione a dei mercati di sostituzione, di cicli più o meno lunghi, più o meno brevi di sostituzione, dove il rapporto con il consumatore si è fatto sì più evoluto, ci sono evolute anche le tecniche del marketing, ma attenzione sempre con l'azienda, grande o piccola che sia, guida della relazione, allora, in modo indiretto attraverso le forme della fidelizzazione, più poi di recente attraverso la cosiddetta personalizzazione di massa. Anche qui la piccola impresa veneta, ma non solo, si è giocata dentro quella storica divisione orizzontale del lavoro nelle ormai rinomate, insomma, approcci modulari, flessibili, quindi compatibili con una ricomposizione rapida del mercato. Però tutto ciò nel 2007 ha conosciuto quel grande crash che abbiamo vissuto sulla pelle tutti quanti. E quando le statistiche, soprattutto per l'Italia, ci hanno detto mediamente la produzione industriale, il fatturato va giù del 20% di botto, è chiaro che questo ha messo a nudo una cosa che è importante ribadire, che questi mercati di sostituzione ancora guidati dalle aziende in qualche modo erano anche sostenuti fino al limite impropriamente da leve improprie, una per tutte la leva finanziaria, erano quindi disallineate anche in modo strutturale rispetto a quelli che potevano essere gli effettivi bisogni reali. La fase di oggi, a me piace presentarla così, cioè sono spariti, per quanto che i sociologi tentino di raccontarci dei macro trend, in realtà oggi viviamo, siamo immersi in mercati ipersegmentati. Che cosa vuol dire ipersegmentati? Vuol dire che il consumatore è diventato molto più sfuggente, si usa dire liquido, ma in realtà cosa vuol dire liquido? Infedele, eclettico, incoerente. Allora, i vari segmenti, vedete, alcuni hanno un verso verticale, no? Di minima crescita, sono anche micro trend a cui sfuggenti, talvolta bolle di sapone, nascono, muoiono nel giro di poco tempo. Altri si estendono orizzontali perché avviene quel fenomeno in cui il consumatore oggi è compratore di lusso la mattina, ma la sera stessa è compratore di low cost. Ecco l'incoerenza che ci spiazza. Da cui un marketing completamente diverso, adesso poi altri interventi andranno in profondità su questi temi, no? Marketing 4.0 sta a indicare quel marketing non più persuasivo, che comunque cerca la relazione a partire dall'azienda, ma che rovescia il rapporto, che si apre, cerca in qualche modo di essere predittivo di questi micro bisogni che nascono e muoiono nell'arco di una mezza estate, per fare in modo che ci sia una più diretta connessione
tra quello che è la cosiddetta offerta e il bisogno. Il gioco diventa particolarmente sofisticato quando, rispetto a questi bisogni sfuggenti, incominciano a essere scoperte, esplorate contaminazioni tra settori. Entro un po' nei temi che anticipava, che evocava Giacomino, perché qui si aprono allora inedite economie di varietà su cui credo, poi vedremo in dettaglio, la piccola impresa venga abbia da giocare molte carte ancora di qua. E vi farò subito degli esempi, però chiudo questa slide con questa riflessione. Qualcuno dice che dentro queste economie di varietà sono sparite le economie di scala, fino a un certo punto, io penso, perché permangono le economie di scala nell'accesso alla conoscenza, che è precondizione per fare questo tipo di esplorazione. Qui si apre quello che può essere il ruolo anche di un'associazione nel momento in cui pone le imprese nella condizione di fare questo gioco di esplorazione. Ma cosa vuol dire contaminazione tra settori con medialità? La cosa migliore, visto che ero anche il primo a intervenire, era farvi degli esempi. No, sperando che... Iniziò, fra i primi esempi, iniziò a farci capire come i segmenti si contaminano fra loro, Eccelle, che ormai da tempo, no, a questi momenti in cui il classico posizionamento di low cost lancia settimane di low cost e griffato. Low cost associato all'idea CIP, invece griffato da grandi firme del lusso. Ma questa è già storia di ieri, però oggi gira per le stagioni, per le collezioni prossime, questa scarpa sportiva del lusso di Hermès. Tanto è vero che si parla ormai, no, anche già nel nostro territorio, di contaminazione, di collaborazione fra due mondi che sembravano separati, lo sport system di Montebelluna e la Riviera del Brenta. Ma di questi esempi, guardate, qualche esempio non è detto, ma molti di questi esempi che porto sono detti. Per esempio uno bellissimo è questo. Giro per le scuole, lo racconto anche le scuole perché evoca anche importanti competenze. Qui abbiamo il mettere assieme l'antichissima arte vetraria di Murano con la più avanzata ricerca su materiali chimici per fare quel tipo di oggetti di interior design, che è sì la resa estetica del vetro, ma con un materiale che è un quasi vetro, che è resistente anche a prova di arma da fuoco, e che trovate referenziato in importanti anche siti di architettura del nord Europa, per esempio. Ma ancora nel mobile, il mobile che ha risentito la profonda crisi dell'edilizia, ma anche qui ci sono tantissimi esempi di ipersegmentazione al di là di quelli noti. Da chi poi tratto dal sistema moda passa a fare tessuti tecnici in funzione di arredo industriale e commerciale combinati con dei LED, a chi scopre che oggi vendere mobili vuol dire anche vendere soluzioni complete, per esempio la soluzione acustica, pannelli fonoassorbenti, a chi scopre il micro trend dell'outdoor, di questo micro segmento del vivere le vacanze fuori casa, ma il vivere attraverso e interpretando un particolare stile di vita. E guardate che sono tutti casi veneti quelli che vi sto citando, ma cambiano anche i modelli di business. Se modello di business intendiamo è saper creare e catturare valore dentro questa ricombinazione dei mercati, ci sono molteplici opportunità per ripensare i modelli di business. A San Babila trovate una fioreria che è anche una sala da tè, quindi entri in una sorta di serra e bevi il tè contornato da una serra. Si vendono delle agenzie di viaggio in pacchetti vendemmia, così come c'è tutto il tema dell'agroalimentare, del bio non food. Io poi vi ho fatto l'esempio simpatico del fritto del curatore casalingo. Ma c'è il tema molto più ampio dell'affitto decorazione o addirittura dell'affitto farmaceutica, con tutte le contraddizioni del caso che i nostri bravi ricercatori, quando hanno brevettato un farmaco derivato da un
il Nesto OGM per la cura del tumore hanno dovuto brevettarlo a Londra a causa del paleparesimo che c'è in Italia per l'OGM. Sulle nostre contraddizioni tutte italiane. Aggiungiamoci alle rivoluzioni digitale, immagino ne parleranno, parlerà Roberto Santoranza dopo. Allora, qui il gioco di combinazione si apre ulteriormente, perché parlavamo di sistema mobile, ma ci aggiungiamo, questa che ormai è una realtà diffusa, il camerino virtuale, il camerino digitale. Dentro di solo di essere ormai in realtà, ma io ricordo anche come due simpatici dottorati berlinesi hanno vinto nel 2010 ormai ancora il premio startup, quello più nuovo insomma in Germania, perché attorno a questa idea, addirittura con la telecamerina che misura la taglia da casa, hanno ridefinito un modello di business. Noi siamo una patria dei salti digitali. Questo è noto, insomma, ormai la prototipazione rapida, ma addirittura applicata anche in nanomateriali, questo è un guanto di lattice che ha un innesto in rete per uso medicale veterinario. Parlavamo di relazione bidirezionale con il consumatore, non più l'azienda e basta, ma anche viceversa. Allora, questa è un'altra storia straordinaria, il tappo che fa storytelling per chi non lo conosce. Il tappo che include un chip che dialoga con lo smartphone e che quando tu sei in un'occasione particolare e sta per la copia ti racconta, ti parte il video sulla vendemmia, sull'olio monoculturo, quello che volete. Attenzione che questo non è soltanto fare shopping experience, come si dice, ma genera quei famosi big data, quelle informazioni, nel momento in cui il consumo è in atto, che sono preziosissime. Questo invece è un esempio di Padre Geniaccio della Silicon Valley, i fondi con le telecamerine collegate con lo smartphone. Sempre in Veneto, il packaging che dialoga, il packaging medicale che dialoga con, che ti ricorda, che ti fa da promemoria della medicina da prendere, piuttosto che attraverso la rete come viene ripensato anche dei modelli di business nell'agricoltura, nel chilometro zero. Fino, vabbè, adesso questo è ancora futuribile, l'introduzione dentro i concetti di stampa 3D della quarta dimensione, cioè dei materiali che cambiano di stato nel tempo, ma magari su questo lascia i tecnologi gli approfondimenti. Sempre dentro 4.0, io credo sia importante fare una riflessione di carattere generale, perché girano scenari in cui si dice, vabbè, dentro questa rivoluzione digitale sparirà il carrettiere, tanto per evocare un'attività tipica artigianale. Riflettiamoci, parliamoci, perché voglio dire, intanto, essendo anche uomo di numeri da ufficio studi, ricordo che abbiamo più di 10.000 aziende artigiane nel mercato. Quindi questi scenari cupi di risoluzione dei mestieri tradizionali, riflettiamoci sopra. Ma in realtà, penso che ne parlerà Roberto, agli scenari in cui faranno tutti i robot, forse proprio nell'ambito del nostro tessuto manifatturiero più vocato a interazioni continue con il consumatore, è più interessante parlare di questo scenario di robot collaborativi, piuttosto che di tutto l'ambito della meccanica, della meccatronica, che diventerà sempre più, questo parola inglese, si parla di sistemi cibernetici, detto in italiano, connessione tra sistemi tangibili e sistemi intangibili. Quindi anche chi lavora nell'ambito della meccanica, nella fornitura di componentistica, sempre di più questo incrocio fra componentistica, elettronica e sensoristica è uno scenario apertissimo. Il tailor-made anche in meccanica ormai è qualcosa di sempre più consolidato. Va bene, la manifattura di tiro che ormai ha N applicazioni ha assodato che non è più una questione da garage, non da giovane smanettone in garage, fino ad arrivare anche al tema di quanto è sfruttabile anche a scala delle piccole imprese la connessione in filiera.
4.0, siccome spesso è troppo un titolo ultramediatico, è anche la connessione spinta fra le imprese. Questo è un tema molto importante per tutti i terzisti. Allora, su questo mi piace lanciare questo tipo di metafora. Il terzista solo, dentro questi scenari, il terzista può, possiamo immaginare un terzista 4.0 iperconnesso, ipercreativo rispetto alle richieste della capofila del committente, e che si posiziona non soltanto bravo nel fare una certa cosa, ma bravo nel risolvere assieme i problemi che sta. Allora è chiaro che mercati così presentati ci mettono in discussione il nostro modo di rappresentare le cose, i settori, no? come li abbiamo usualmente conosciuti. Allora questo gioco di connessione e contaminazione fa perdere di linearità la filiera intesa come catena del valore, sempre aziendocentrica, concepita per prendere degli input, materie prime, processarle, un prodotto da vendere sul mercato. Questa linearità salta. E ve ne voglio dare l'esempio visivo di come salta. Ve lo devo mangiare questo ricordo adesso. Parto da questa provocazione. Prima abbiamo evocate le vostre categorie, le vostre federazioni, che sono tutti questi segmenti. Vediamo anche solo a partire dal sistema moda come entrano in crisi questi tasselli, questi mini silos, così. Allora, la moda, anche qua, partiamo bene. Pur sempre in Veneto 6.000 aziende artigiane, 2/3 del totale imprese, 28.000 aziende. Già rispetto alle immagini che vi ho proposto, alcune immagini, al noto insomma del sistema moda, la singola federazione moda fa fatica a contenere tutte, no? Perché già abbiamo coinvolto la meccanica, la chimica per i materiali, i gioielli, siamo d'accordo che anche la gioielleria è il sistema moda e che ormai il 3D è un elemento, no? Un driver super rispetto a questo settore, rispetto anche ai tessuti, no, tecnici, nello sport ma non solo. Ci aggiungiamo a quello che vi dicevo del prima, il camerino digitale, ma anche la sensoristica indossabile, che attenzione non ha soltanto implicazioni per le attività sportive, ci sono, no, ambiti di applicazione anche legati all'assistenza degli anziani. E quindi questo rimette in gioco altre categorie, perché entra in gioco la ST, entra in gioco la federazione del benessere, e se vogliamo ancora giocare con questa esplorazione della filiera non più lineare, c'è tutto il tema del ritorno ai tessuti ricavati dal vegetale. E mentre preparavo queste slide, mi è cascato a fagiolo ieri questa bella notizia di un ragazzo che ha creato un violino sulla base della seta di rame. Quindi siamo sempre, pensate, no? Seta, filiera del tessile, applicata, abbiamo mescolato, applicata all'acustica, quindi detto per ambiti disciplinari di biomateriali e l'acustica. 5 minuti. Benissimo, dovrebbero bastare. Ecco, poi arrivare a questa slide così un po' densa, ho detto, ma noi economisti siamo un po' farabutti, no? Perché dal tavolino ci mettiamo a rimettere in connessione le cose e le porgiamo in una narrazione così che poi può essere anche percepita come una narrazione passiva. Mi sono chiesto, è possibile fare invece un processo attivo di esplorazione dal lato non di chi si mette a analizzare i mercati, le aziende, ma dal lato della stessa impresa? Io penso di sì, che questa sia un'importante sfida. Perché qui allora entra in gioco il ruolo dell'associazione insieme alle imprese di mettere tutti quanti in condizione di farlo questo gioco esplorativo, non di aspettare qualcuno che lo racconti. E volevo chiudere con l'esempio della filiera.
filiera dell'edilizia. Il grafico che è della produzione delle costruzioni già di suo ci dice quanto è importante provare a generare una discontinuità, ma vedete la è facile individuare la produzione delle costruzioni qui in Italia, la linea rossa che va giù indicata, sì quest'anno qualche ripartenza, ma vedete che botto che ha subito. Questa è una realtà di 50.000 aziende artigiane. Ma allora, ribaltando la prospettiva, ribaltando l'idea che basti soltanto uno che viene qui a narrare questo gioco di connessioni, quanto può essere interessante invece mettere al centro questa idea, come cambia la mia filiera di appartenenza? E ho sempre speso con Fatisiano l'idea di filiera, di spazio di relazione, ci voglio aggiungere questa volta, Francesco, l'idea di filiera piattaforma, di filiera ecosistema di business che in qualche modo si interroghi su se stessa, non la dia per definita per ancora. So che ci sono altri interventi sull'edilizia, quindi davvero corro, no? Perché sono piste, sono domande che a questo punto nasce. Rispetto all'edilizia, quali gli sviluppi, per esempio, del 3D in edilizia? Il mattone in 3D rispetto al classico parallelepipedo. Quali sviluppi per la bioedilizia? Dal fotovoltaico rotolabile alla bioclimatica. Quali driver modificheranno il concetto di abitare? Un trend tra tutti, un driver tra tutti, l'invecchiamento. Un dato, a Treviso, provincia, il 45% degli over 35 vive da solo. Forse questo può cambiare il nostro approccio alla domotica, per esempio, penso che non mi manchi nel nostro mondo gli impiantisti. E va bene, il tema dei recuperi, ma intesi non soltanto per i fili quadrati, ma anche come laboratori di rigenerazione urbana. Lì c'è un'immagine molto bella di un centro di creatività urbana a Manchester. E il tema della realtà virtuale della progettazione integrale. Finisca, per non parlare come poi il tema della scena, come mette in discussione il concetto di proprietà, di possesso legato. Allora, a questa slide passo il disco ed è l'ultimo davvero, quattro concetti. Perché a questo punto, fuori dagli esempi, qualche idea da portare a casa. Il pensarsi come filiera piattaforma diventa veramente una cosa, secondo me, importante per far capire ai vari imprenditori che non stanno nel mercato da soli, ma sono dentro un ecosistema di business, dentro qualcosa di più grande. Quindi questo almeno per generare una visione per sé e non lasciarli a se stessi. Con la consapevolezza che questo sistema di interazioni complesso è perennemente esposto a fattori di cambiamento. Non è dato da sempre, non siamo in quella fase in cui i mercati sono lineari. Preso consapevolezza di ciò, si apre il gioco dell'esplorazione. Perché a questo punto, attraverso questo sistema di interazioni, il gioco diventa agire distintamente, esplorare queste possibilità, ricombinare il settore, come il ragazzo che ha messo insieme biomateriali a posto. Ma come tanti altri esempi hanno fatto, lo dimostrano. È chiaro che perché questo accada, bisogna che le imprese, qui sì, il dato antropologico veneto, dell'individualismo, va superato, bisogna imparare a co-creare valore assieme. Con anche, attenzione, come è scontato dirlo, dentro questo sistema di relazioni c'è il consumatore, no? Che ci dà lui non solo il feedback, ma gli input, le varianti. La cosa straordinaria è che se questo processo parte col piede giusto, accade che le imprese incominciano a modificare i loro comportamenti strategici, i loro modelli di business, ma al tempo stesso la somma di questi comportamenti va a rimettere in discussione la stessa filiera, lo stesso ecosistema di business. E il processo davvero diventa perennemente aperto e sull'onda del cambiamento. Certo non è facile investarlo, ma qui, e chiudo davvero, è il ruolo dell'associazione. L'associazione come potente attivatore di questo processo, di questo sistema di interazione, di questo cambio.
Vi ringrazio per l'attenzione.